Quindi, Beppe, due parole su questo brano, di un percorso che si intreccia tra vecchio e nuovo. Allora, in questo scavalcamento cominciamo a presentarvi un altro componente del gruppo, ed è Fabrizio Meli alle tastiere, che anche lui per motivi di età non era proprio all'inizio, però poi ha cominciato a far parte del gruppo dei Salis and Salis. Poi c'è un'altra new entry, e la presento adesso perché la sentirete, avrete modo, è piccola, è molto piccolina, molto bellina, molto graziosa, ma è molto piccolina, ma ha una voce che poi qualcuno se ne accorgerà, anche perché apriremo questa terzina, con un brano che si intitola Vado a Bombay. È una, diciamo così, una vecchia musica preparata da Francesco Salis con testo di Lucio Salis, e quindi ci sarà lei, Manuela Carta, che vorrei che gli faceste un applauso perché è giovane, ha bisogno di essere incoraggiata. Poi ancora dobbiamo, sempre andando un pochino avanti nel tempo, ci abbiamo anche il piccolino, eccolo qui dietro, Peppe Lai, fatti vedere al basso, e lui fa parte, è dimagrito, sì, ultimamente è dimagrito, lui fa parte del, entrerà a far parte perché molte delle canzoni nuove portano anche la sua mano, la sua firma, il suo pensiero. Allora, nell'ordine sentiremo adesso Vado a Bombay, poi abbiamo un brano che ci ricordiamo tutti anche perché Canale 5 ce l'ha proposto per tantissimo tempo, ed è La Ninna Nanna del Vecchio Facchino, era la sigla di una trasmissione molto popolare su Canale 5 un po' di tempo fa. E poi Tentazione. Signori, ancora a voi, Sine Dubbio, Progetto Salis. Facciamo un applauso a Nanni, eh? È un caro amico che ci tiene, basta. Oh.
parole su questo brano, anche perché ha un testo abbastanza coinvolgente, è giusto che la gente sappia di che cosa stiamo parlando. Allora, un brano che è stato scritto e musicato da Antonio, scritto da me, dopo una visita ai cassi integrati che occupavano l'Asinara, i cassi integrati della Vines di Porto Torres. Loro così hanno provato a riconquistare il loro posto di lavoro, purtroppo ancora non ci sono riusciti, perché non c'è la volontà che loro riprendano a lavorare. Ma oggi vorremmo dedicare questo brano a tutte le persone che lavorano nello stagno, perché poi alla fine della fiera non è così diverso il problema che riguarda loro e che riguarda lo stagno, come riguarda la Rockwool, come riguarda l'Euroallumina e tante altri casi che ci sono in Sardegna. E quindi non è né per populismo né per piaggeria, ma vogliamo dedicarlo a loro, perché è una canzone politica, la politica riguarda la polis, riguarda quindi la gente, parla di gente, no, non sono io, parla di gente, quindi ve la vorremmo dedicare, grazie. Allora, c'è un fischiettino che bisognerebbe togliere, giusto per dopo questa introduzione, grazie a Peppe, quindi un certo impegno anche, quindi sentiremo nell'ordine Asinara e poi ritorniamo un po' all'antico, viva lei e Yankee Go Home! Sentiamo la Genara. Così adesso è la Genara. Ah, ho fatto dal gruppo. Qual è la sigla? La zacco in YouTube la mano. YouTube e Facebook, qualche altro. Lacrime.